Credo che la presentazione di Francesco Arezzo sia del tutto superflua per la maggior parte dei presenti. Mi fa piacere, a parte sottolineare l'amicizia che Francesco ha sempre dimostrato per tutti i club del distretto, la sua partecipazione a tutte le attività che si sono svolte e che si stanno svolgendo, una brevissima presentazione professionale. Francesco Arezzo è a uno studio, titolare di uno studio odontoiatrico a Ragusa, ma cos'è più pittoresco e diciamo più desueto, se vogliamo, per un odontoiatra che è anche un rinomato produttore di olio extravergine di oliva ed è vicepresidente del consorzio di tutela. Quindi porta con onore e in maniera egregia tre cappelli: il medico professionista, produttore di olio e ovviamente un past board director del Rotary. E in tutte e tre le vesti è estremamente piacevole interfacciarsi con lui, credo un po' meno per chi va da lui come dentista, ma almeno ci va con la fiducia di un professionista di valore. Rotariano dal 1989, presidente del suo club nell'anno 2000-2001, governatore nel 2009-2010 e poi percorre un cursus honorum di tutto rispetto. Training leader, co-presidente della Commissione internazionale per la promozione del congresso, componente della Commissione per Atlanta. Istruttore, è stato istruttore, io l'ho conosciuto le prime volte come istruttore rotariano. È stato rappresentante del presidente internazionale in numerosi congressi sia in Italia che all'estero, quindi mi viene difficile immaginare qualcuno di più qualificato per portarci questa sera i saluti e gli auguri del Rotary International. È recentemente stato nominato come presidente della Commissione internazionale per l'organizzazione del congresso di Melbourne, Polaris Fellow a Tre Rubini, benefattore e grande donatore della Fondazione Rotary. In tutto questo ha avuto anche il tempo di sposarsi 41 anni fa con Anna Maria e di avere due figli, una odontoiatra che prosegue la traduzione paterna e una farmacista. Francesco, ti ringraziamo di essere con noi e ti passo la parola. Grazie Michelangelo. Dopo una presentazione così lusinghiera, sicuramente deluderò tutte le attese, ma il mio vuole essere solo un saluto. Intanto fatemi dire che sono veramente contento di essere ancora una volta nel distretto 2031, un distretto in cui conto e rivedo oggi, anche se qua in piccolo davanti a uno schermo, molti visi noti e di amici ormai di lunga data, e in cui in questo distretto torno sempre molto volentieri. Mi auguro di tornare poi anche di presenza qualche volta. Bene, guidare un distretto, intanto ringrazio Michelangelo per l'invito. Non è una cosa semplice, anche se il compito più difficile, secondo me, nel Rotary è quello del presidente di club. Guidare il distretto è cosa molto diversa, quasi ugualmente complessa, ma sicuramente nel club che si incontrano, le difficoltà maggiori. Il momento poi che stiamo vivendo complica ulteriormente le cose. Da un anno ormai siamo tutti confinati nelle nostre case e abbiamo dovuto rinunciare ai nostri incontri, alla nostra possibilità di stare insieme nella convivialità che ci è tanto cara. Nel frattempo, i bisogni delle nostre comunità sono cresciuti a dismisura e sono anche cambiati in maniera abbastanza considerevole. Sono nati adesso, negli ultimi tempi, dei bisogni e dei problemi che probabilmente un paio d'anni fa non conoscevamo, almeno nei nostri territori. Noi festeggiamo oggi il 116° anniversario della fondazione del Rotary.
E abbiamo ottimi motivi, secondo me, per festeggiare. Perché i nostri club e i nostri distretti, parlo della zona italiana, hanno risposto molto bene alla prova della pandemia. Certo, gli incontri sono cessati, si sono fermati e non abbiamo potuto più coltivare il valore fondamentale per noi dell'amicizia e dell'affiatamento. Ma nello stesso tempo abbiamo visto crescere il nostro service in maniera forse impensata. In tutta Italia io non devo dire che in tanti anni non ho mai visto tanto fervore e tanta immaginazione nei progetti di service. Abbiamo dimostrato, come Rotary Italia, una grande resilienza e una grande capacità di adattamento di fronte a situazioni nuove e difficili. Tutto bene, quindi? È stato tutto positivo? Certamente no, non mancano i problemi, e di tutti i tipi, grandi, piccoli, che incontriamo tutti i giorni. Secondo me il problema maggiore che dobbiamo affrontare in questo momento è la paura che ci pervade, la paura di un futuro incerto, ma spesso anche una paura dovuta ai cambiamenti, sia i cambiamenti che dobbiamo subire, contro cui non possiamo opporci, ma anche quei cambiamenti che dobbiamo decidere di fare da noi stessi. Perché cambiare è sempre difficile e in certi casi addirittura è molto difficile. In un'organizzazione un saggio diceva tempo fa: se ti vuoi fare molti nemici, cambia qualcosa. Quando cerchi di cambiare qualche cosa, ipso facto ti sei fatti molti nemici. Ed è un detto vecchio questo, ma sempre valido, perché il cambiamento implica sempre un margine di rischio e obbliga ad abbandonare un sentiero noto per addentrarsi lungo vie invece che sono oscure e molto spesso tutte da scoprire e da provare. Churchill diceva che non sempre cambiare vuol dire migliorare, ma per migliorare è necessario cambiare. Dobbiamo accettare questo cambiamento. E sempre Churchill aggiungeva poi che il fallimento non è di chi tenta senza successo, ma di chi continua a lamentarsi senza avere il coraggio di fare un tentativo. Dobbiamo immaginare, dobbiamo capire, dobbiamo accettare il fatto che nulla sarà come prima. La vita tornerà alla normalità che conoscevamo prima solo fra molti anni, ci vorranno diversi anni prima di tornare alla normalità, e forse la nuova normalità sarà abbastanza diversa da quella che noi ricordiamo. E non possiamo pensare noi di affrontare un domani così nebuloso senza essere pronti a cambiamenti, a volte anche traumatici per noi. E il Rotary è pronto a questi cambiamenti? Beh, io ho visto nella mia esperienza internazionale che in genere il board, a livello internazionale, c'è una forte propensione al cambiamento. Poi quando si va nei distretti si respira già un'atmosfera più prudente, più riflessiva, e nel club poi ci sono spesso le resistenze più tenaci contro il cambiamento. Ed ecco perché dicevo poco fa che il mestiere di presidente di club è quello più difficile. Perché a livello di club che noi dobbiamo trovare quel difficile equilibrio fra cambiamento e tradizione. Il presidente deve saper dosare la necessità di andare oltre una routine che può diventare sterile e il bisogno però di non snaturare la forza delle tradizioni e del sentire locale. Quindi guai voler strafare, volere cambiare troppo, ma guai anche il rifiutarsi di cambiare, di voler rimanere fermi sulle proprie posizioni.
Quindi per il presidente significa trovare un equilibrio difficile, ma quando riesce a trovarlo e a mantenerlo durante tutto l'anno, beh, allora il club vive un anno di grazia e raggiunge dei risultati eccellenti. Il club avrà l'opportunità di vivere l'emozione dell'entusiasmo e la gioia dei grandi risultati. Ricordatevi che non c'è entusiasmo nella routine. Non so cosa sia successo, perché è necessario abbandonare la comfort zone e avventurarsi nella novità per trovare stimoli nuovi e quindi emozioni. E le emozioni sono le uniche che ci potranno dare entusiasmo. Quando parlo di queste cose mi ricordo sempre il Don Ferrante dei Promessi Sposi. Il Don Ferrante, per fuggire insieme alla moglie Prassede dalla folla in subbuglio davanti alla sua residenza, chiama la sua carrozza e dice al vetturino: adelante Pedro, con giudizio. Ecco, questo è il consiglio che io do sempre a tutti i presidenti del club: adelante amici, ma con giudizio, diamoci da fare, siamo nella necessità di cambiare qualcosa e di accettare il cambiamento, ma attenzione, dobbiamo cambiare nel Rotary, non dobbiamo cambiare il Rotary. Intendo dire che noi possiamo cambiare, e forse dobbiamo cambiare, alcune o molte delle nostre liturgie, delle nostre sovrastrutture, ma non possiamo cambiare quelli che sono i motivi fondanti della nostra associazione. Service, etica, leale collaborazione, inclusione, crescita comune, impegno professionale, questi sono i nostri valori, valori che non dobbiamo infrangere, perché senza di essi non esiste Rotary, non ci può essere Rotary. Gli obiettivi e i valori fondanti restano dunque fermi sempre, sono valori che portano sempre alla crescita e al miglioramento dell'uomo che si trova in ciascuno di noi. Perché il Rotary, nella mia visione, è fondamentalmente migliorare l'uomo, l'uomo con la U maiuscola. Per me personalmente il Rotary è stata una scuola, una palestra straordinaria. Se io sono quello che sono, lo devo in larga parte alle mie esperienze rotariane. Così come adesso devo la gioia di aver avuto la possibilità di aiutare altri. Questo è un valore che ho scoperto nel Rotary, e non sarei quello che sono oggi se non avessi fatto questa grande esperienza. Parlavamo proprio poco fa che nessuno mai poteva dirmi, e io potevo mai immaginare, di diventare tra virgolette un uomo pubblico. Io ero abituato per il mio lavoro ad avere un rapporto vis-à-vis da solo con il mio paziente, e inoltre io sono affetto dalla balbuzie. Qualsiasi futuro mi sarei immaginato, tranne che sarei stato chiamato a dovermi misurare con delle platee via via sempre più numerose, prima del club, poi nel distretto, poi addirittura in campo internazionale, spesso in una lingua che non è quella mia. Allora, alla luce di tutto questo, accettiamo i cambiamenti. Non preoccupiamoci se abbiamo dovuto abbandonare o se dovremo abbandonare alcune delle nostre amate liturgie. L'importante sarà avere conservato la nostra crescita umana attraverso forme nuove e diverse, in certi casi, di impegno, e avere contribuito alla crescita umana di chi ci sta accanto e di chi abbiamo raggiunto con i nostri progetti. Ricordiamoci che il Rotary è una scuola, è una palestra di umanità e di dignità umana. Io so che il distretto sta lavorando molto bene, ho dato un'occhiata a tutte le cose fatte dal distretto e ai suoi numeri, e ho visto che gode di una guida attenta e sicura da parte del suo governatore Michelangelo. Sono felice, per esempio, di notare che ha una media di soci
giovani sotto i 40 anni superiore a quella nazionale, mentre ancora purtroppo deve scontare una presenza femminile inferiore alla media nazionale, e la media nazionale, ricordiamoci, è a sua volta inferiore alla media mondiale. Anche se oggi vedo con molto piacere molti visi femminili sul mio schermo. Allora, la speranza è di tornare presto agli incontri di persone che ci riporteranno un poco più di serenità e di allegria, perché abbiamo tutti bisogno di tornare a sorridere. Perché sorridendo si raggiungono meglio i nostri obiettivi e si affrontano con più successo anche le difficoltà che via via si incontrano. Mi auguro quindi di poter presto sorridere con tutti voi di persona, di riabbracciarvi tutti per festeggiare i vostri prossimi e sicuri successi. Vi auguro una buona serata e un buon anniversario del Rotary. Grazie per l'attenzione che mi avete dato. Grazie di cuore, Francesco.